Oggi parleremo di quei fastidi alla schiena che si scatenano maggiormente quando la nostra colonna va ad essere inarcata. Quindi se hai male in questa posizione, questo video fa per te. Ci saranno anche alcuni esempi di esercizi pratici che potrai subito metterti a fare per poter stare meglio. Quindi iscriviti al canale e non perderlo. Dal punto di vista pratico, quindi, abbiamo visto che alcune persone manifestano maggiormente dolore inarcando la schiena, come nella immagine di prima. Cosa capita nello specifico? Ho qui davanti un modello rappresentante due vertebre lombari di profilo, quindi è come se io fossi messo così di profilo, e quindi nel caso in cui l'inarcamento della colonna avvenisse e si scatenasse dolore, le nostre vertebre quindi andrebbero a fare questo, andrebbero ad inarcarsi indietro, quindi non è la flessione ma è l'estensione della colonna. Parliamo quindi di quelle problematiche che si manifestano quando le nostre vertebre vanno a fare questo movimento. Quando le nostre vertebre vanno a compiere questo movimento di estensione, è chiaro che la nostra curva lombare aumenta di gradi, quindi logicamente quello che potremmo fare per poter stare meglio sarebbe ridurre la curva lombare. Fortunatamente esistono moltissimi esercizi, sia dinamici sia posturali, che possono permetterci di fare questo. Il primo esercizio pratico che potremmo subito cominciare a fare prevede di lavorare con la schiena appoggiata al muro, le gambe un pochino piegate, e una volta fatto tutto questo andremo, appoggiando anche le mani al muro, a lavorare sulla retroversione del bacino, quindi andremo a ridurre la curva lombare. Per fare questo serve contrarre la muscolatura addominale profonda per poter permettere alla colonna di appiattirsi e quindi ridurre, diciamo, il suo raggio. Quindi da questa posizione vado in retroversione col bacino, mi accorgo di essere in retroversione quando la mia zona lombare è perfettamente aderente al muro, lo sguardo può rimanere orizzontale, mantengo la retroversione del bacino, mantengo la contrazione dell'addome, respiro in modo regolare e mantengo questa posizione anche per un minuto. Solitamente faccio eseguire 3 serie da un minuto con quei 15-20 secondi di pausa tra una serie e l'altra. Quindi, ricapitolando, appoggio bene, retroversione del bacino, colonna lombare aderente al muro e mantengo. Secondo esercizio che può aiutarci a ridurre la curva lombare attivando l'addome prevede di eseguire il classico plank in quadrupedia. L'abbiamo già visto in qualche video precedente, serve un tappetino, ci andiamo poi a posizionare in quadrupedia con le mani in appoggio sotto le spalle, punte dei piedi ben salde a terra, stacco le ginocchia e blocco. Retroversione del bacino, addominali contratti, mantengo la posizione, respiro in modo naturale. Anche qui solitamente faccio eseguire 3 serie o 4, se riesco anche da un minuto, oppure se la persona è un principiante, comunque è alle prime armi, si lavora anche con meno secondi, quindi anche 20-25 secondi sono sufficienti. Questi erano due esempi pratici per poter cominciare subito a lavorare in maniera concreta, senza tralasciare il fatto che in questi casi di dolore alla zona lombare è importantissimo anche il trattamento osteopatico, che in questo caso andrebbe a focalizzarsi principalmente su osso sacro e bacino. Il video finisce qua, se hai delle curiosità sull'argomento di oggi o su qualsiasi altro argomento puoi tranquillamente scrivere nei commenti, ti contatterò in privato per darti tutte le spiegazioni del caso e appuntamento come sempre ai prossimi video.